però Silvana, non lo voglio neanche sapere. Io. E soprattutto poi abbiamo ancora tre rappresentanti delle nostre signorine. Buonasera, e non solo buonasera, anche buongiorno. È vero, Peppi, Frantolin, Katia Svizzera e Ilaria Moscato. Wow, come la dice bene. Buonasera. È arrivata Irene. Poi dice non ci sono ma è arrivato anche il piccolo Modugno. È arrivato d'amore, c'è arrivato di buono da buono. Don Antonio, dobbiamo fare un saluto ai ragazzi. Dove sono? Ciao ai tuoi ragazzi che stanno in Aspromonte. E adesso la parola al mitico Giampiero Galeazzi. Hai visto Maurizio Costanzo prima che cosa ha detto durante l'intervista di te? Siamo gemelli come Schwarzenegger. come Sassa. Noi intanto ci mettiamo d'accordo. Finisce qua la prima parte di Domenica In. A te Giampiero Galeazzi. Ci vediamo con dopo minuto. Per la seconda parte alla grande parte. Grazie, grazie. Via con la sigla. Vai con la sigla. Resta con me. Sigla. Resta con me. No? Resta con noi. Giucas, tu sarai bravo. Sicuramente. Facciamo un'intervista, poi vediamo se Giucas Casella riesce a. Ma insomma. Sto insospettendo. No, non ti preoccupare, Silvana, tu sei. Tra di noi siamo tutti amici. Ci divertiamo, Giucas, mi raccomando, eh? Sì, sicuramente. Ma è particolarmente buono, è diventato buonissimo. Non no, ma io più. Non lo so, ma che volete che faccio? No, niente, tu dovrai rispondermi soltanto a tre domande. E poi vediamo giù queste cose. Pronta. Che cosa ti combina? Niente, non ti preoccupare, ci no, sono io. No, perché io queste cose veramente... Sì. Ci credo e non ci credo, non lo so, non lo so. Allora, prima domanda. Tu hai dei bellissimi capelli. Sono tuoi o c'è qualche rimedio? Mara, lasciamo andare. Domanda imbarazzante, lo so. Ma no, se li vuoi toccare. Tuoi? Seconda domanda. Se no li sciolgo. Sciogli? Li posso sciogliere, guarda. No, dopo, va dopo, tanto dobbiamo verificare dopo. Allora, Silvana, conosci il giapponese? Tu hai fatto un viaggio sì, tanti anni fa, sì. Sono stato ospite della famiglia imperiale in Giappone e conosco un po' di giapponese, sì, abbastanza. Anzi, è una lingua, loro sono carinissimi, adoro il Giappone e sono gentilissimi. Soltanto che il giapponese è una lingua difficile, molto difficile. Molto difficile. Ed è piena di parole così un po' strane. Tu quanto sei stata in Giappone? Ah, io sono stata tre volte e una volta sono stata per 20 giorni. Infatti conosco la Tokyo, Kobe, Nikko, ecco, Nara. Qualche parola la conosci? Sì, ma infatti così diventavo anche rossa per dire certe cose perché... Lì non è la lingua, è la lingua, però per noi italiani faceva un certo effetto, ecco. Senti, passiamo un'altra domanda, una domanda privata. Quante volte sei stata innamorata nella tua vita? Ma io ho avuto tante offerte da personalità enormi. Sono stata tante volte così innamorata, però non proprio... Ma vabbè, no. Insomma, hai avuto... Perché mi fai queste domande? Hai ragione, infatti mi dovrei fare gli affari miei, quello che mi domando anch'io, perché ti faccio queste domande. Però, ho questi autori birichini, Cric e Croc, vedi, Magrelli e Massimo Scinto. Ah, sono loro due? Suggeriscono, sì, Cric e Croc. Non ti chiedo altro. Però sono simpatici, molto hanno simpatici. Delle voci stupende. Al telefono, invece al di persona, dimmi, sei rimasta un po' delusa. No, delusa no, devo dire, sono molto simpatici. Molto simpatici, hai detto hanno delle voci appunto, stupende. Non hanno delusa. Dei fisicacci pazzeschi. Non delusa. Allora, Giucas, adesso ti consegno la signora Pampanini. Giucas. Sì. Mi raccomando. Ma no, ma che mi deve fare lui adesso? Adesso parte, non ridete, No. Ma io queste cose non. Io non lo voglio fare, dai, che mi deve fare? Silvana, abbiamo parlato di capelli, ma
Vedi com'è pettinato carino lui, guarda. Sì, carino. Però hai rubato la pettinatura a Silva, perché no, più vai avanti... No, Silva... Sì, più vai Silva, avanti e più ti stai pettinando, no, come Silva. Silva porta molto più brillantina. Più brillantina? E Silvan è bravissimo e io gli voglio molto bene. E sapete perché si chiama Silvan? No. Te l'ho dato io, Silvana senza la A. Ma dai. Io l'ho lanciato in una canzonissima che si chiamava Primo Applauso. Ma lui era molto bravo e diceva, oddio, però non ho la madrina. Intanto, eccola lì la madrina. Non c'è qui, adesso la pregherei. Beh, ma è Silvan, è Silvana senza la A. Hai capito? Silvan, da chi è stato lanciato? Però bisogna e da te, chi ti ha lanciato? Mara Venier. No. T'ha lanciato Pippo Baudo. Sicuramente, grazie a lui sono qui oggi. Ma adesso che devo fare io? Caro Pippo, che te ne collaborazione. Pippo, ma quando tu hai collaborazione di che? Ma questo non c'è niente da fare, Pippo, ma come devo cercare di utilizzarla? E poi me l'hai mollato a me, se ti senti male. Mi deve ipnotizzare. Sì, sì, tenterò. Ipnosi. Guarda che io sono forte, mi sa che tempo ne so. Faccio ho bisogno, signore, ho bisogno della sua collaborazione. Venga un po', ti piace. Ma no, ragazzi, ma non mi fate fare queste cose. Beh, così mi si vede il vestito tutto in bello, bellissimo. Chic, no? Molto, molto. Ma vedo brutto. Con un bello spacco. Guarda, che scarponcini. Posso dare del tu? E dammi del tu, visto che mi devi fare, ma io sono molto indeciso. No, ma no, ho bisogno... sto io qua, ecco. Posso stare qua? Ecco, sì, veramente, devi rispondere a quelle tre domande. Se ti comporti male ti specchi. Non mi impallare, prima di tutto, levati dalla telecamera, non mi impallare. Io mi guardi, piacere. Silvana, guardami, grazie, guardami per piacere, guardami, perfetto, guardami. Perfetto, grazie, ho bisogno della sua collaborazione, mi guardi, perché io conterò da 1 fino a 3 e al numero 3, dico al numero 3, sentirà gli occhi stanchi e si addormenterà, mi guardi ancora, grazie, ti abbandoni tranquillamente, occhi stanchi, mi guardi, guardami, 1, 2, occhi stanchi, 3, dormi tranquillamente in un sonno profondo, in un sonno profondo, in un sonno profondo, e ti sveglierà solamente quando lo dirò, in un sonno profondo. In un sonno profondo e si sveglierà solamente quando lo dirò io. Si sveglierà solamente quando lo dirò io. In un sonno profondo. In un sonno. Che Brando Giordani non vuoi che passi. Sì, me l'ho dimenticato. Domani me l'ho dimenticato. Dopo me l'ho dimenticato. Scusa. Ti ha detto che non devi passare così. Ma per controllare se il soggetto è stato ipnotico, io la sto toccando e lei dorme tranquillamente in un sonno profondo. In un sonno profondo. Senti la mia voce. Adesso le farò delle domande ben precise. Risponderà. Le farò delle domande ben precise e avrà la forza di parlare con me e dirà la verità, dirà la verità, sono sempre io e la sto toccando. Qual era la prima domanda, madre? La prima domanda, Duca, era la seguente. Silvana, i capelli sono i tuoi? Silvana, i capelli sono i tuoi? Hai la forza di parlare. Tutti sono miei. Bene. Non come altre attrici che hanno due peli e portano sempre la parrucca. Stop, dormi tranquillamente, perfetto. Vedi chi bene. Sono le altre attrici? Chi sono le altre? Chi sono le altre? Due peli. Che hanno capelli. Lo sanno tutti. Lo sanno, bene. Vabbè, andiamo avanti, seconda domanda. Allora abbiamo parlato di un viaggio che Silvana ha fatto in Giappone, e lei mi ha parlato di questo soggiorno, è stata 3 volte e mi ha detto che qualche parola in giapponese la conosceva, ecco, non so, vogliamo... Conosci il giapponese? Sì. Chiedigli tu delle, non so... Hai la forza di parlare, come si dice eccellenza? Kaka. Eccellentissimo. Kaka. E buongiorno. Annonde moshi moshi. Prego. Annonde moshi moshi. Perfetto,
Perfetto, tranquillo. Conosce bene, perfetto, conosce bene. Poi lo diciamo. Chiedi se si ricorda l'albergo dove soggiornava. Tu dimmi il nome dell'albergo dove soggiornava, se c'era. Cacata Imperial Hotel. Prego? Va bene. Cacata Imperial Hotel. Perfetto, dormi tranquillamente. L'ultima domanda. Quante volte sei stata innamorata? Silvana ha risposto tante volte, ha avuto insomma... Quante volte sei stata innamorata? Prego. Due. Due volte? Sì. Puoi fare il nome della prima? Giorgio. Giorgio? Chi? Giorgio. E il secondo? O principe. Prego? O principe. Può farmi un principe. Un principe. Sì. Può farmi il nome del principe? O principe. Perfetto, sto. Sta dormendo. Adesso io conterò da 1 fino a 3 e al numero 3 ritornerà normale come prima. Ti sentirà in piena forma. Ti sentirà in piena forma. In piena forma. 1. Sei tranquilla e rilassata, mi stringa la mano. 2. E non ricorderà nulla di quello che ha detto. 2. 3. Svegliati. Silvana. Buongiorno. Quella, eccoci, buongiorno, eccoci qua. Silvana, svegliati. Quella, come va, signora? Bene, ma che mi ha fatto? Niente, hai detto delle cose, hai risposto alle 3 domande che avevamo fatto prima, ma hai risposto che i capelli sono tuoi ed è vero. E poi hai detto qualche parola in giapponese che... Che ho detto? Hai detto come si dice eccellenza, eccellentissimo, buongiorno, e io ti ho chiesto anche il nome dell'albergo. Basta. E quante volte sei stata innamorata? Tu hai detto 2 volte soltanto, la prima volta Giorgio, la seconda un principe o un principe. E non vorrei entrare nei particolari, ma... Insomma... Ma cosa ho detto in giapponese? Ah, tu devi, col discorso, non hai mai ammesso di essere... Beh, allora... ...del principe, la prima volta! Che cosa ho detto torniamo in giapponese? Come si dice buongiorno in giapponese? Annone moshi moshi. E come si dice eccellenza? Ka. Vedi? Hai detto questo, insomma, non hai detto nulla. Non beh, detto... giapponese è la lingua, anche se i giapponesi stanno a vedere... Domenica in Minasan Batashi To Temo Ureshi Desu Domo Arigato. Guarda che straordinario. Silvana, come si dice in giapponese io vorrei la pelle nera? Io vorrei la pelle nera, non lo so. E come si dice Fausto Leali? Si dice Fausto Leali. E la canzone che noi amiamo da anni, una canzone sempre bellissima, Aki, come si dice in giapponese? Un po' complicato. Diciamolo in italiano. Io vorrei la pelle nera, Fausto Leali, Aki. Grazie a Silvana Pampanini. Grazie. Se non a te, a chi? Se tu non sei più qui, ormai è finita.
affinità tra di noi. Ma forse un po' della mia vita è rimasta negli occhi tuoi. Sì. Io parlerò se non a te. Racconterò tutti i sogni miei. Oh yeah. Lo sai, mi hai fatto male, lasciandomi solo così. Ma non importa. Fatto male, oh, lasciandomi solo così, ma non importa. Grazie davvero, grazie, grazie davvero. Grazie a